Torino c'è poco da dire, molti sono innamorati di Torino, più che conoscerlo, vale la pena. E stasera abbiamo un aiutino in più, che è il professor Andrea Maia, esperto di Torino, ha lavorato tanti anni per la città, per preparare opuscoli per tutti quali, molti quartieri, continua a farlo. Quindi c'è una lettura diversa dal solito quando scrive lui, è un altro modo di approcciarsi ai personaggi, agli aneddoti, ai monumenti, è una cosa diversa, non è una semplice descrizione di monumenti, è una vera cultura e passione. Quindi stasera ci aiuta, se non abbiamo amato ancora Torino, a cominciare a amarla, se la amiamo, amarla di più, per sentirsi più a nostro agio, vivere meglio e apprezzare questa città, che comincia a essere apprezzata da tutto il mondo. Arrivano molte persone e si rimangono sorprese. Di Torino tutti conoscevano solo la Fiat, e invece non è la Fiat. Torino ormai è diventata una delle, non dico la più bella, ma una delle più belle città a livello di vita, proprio a misura d'uomo, bellissimo. Mi ricordo due cosettine. Andrea mi ha detto ieri a casa, eravamo insieme, si è innamorato di Torino al ritorno da San Pietroburgo, pensate, una cosa incredibile. Io mi sono innamorato di Torino molti anni fa tornando da Parigi. Perché c'è un altro che dice la stessa cosa. Bellissimo. Cioè, poter raccontare questo all'inizio era imbarazzante, davanti a molte persone. Oggi si può dire tranquillamente. Bene, buona serata, godetevi la. Grazie. Buonasera a tutti. Sentite? O se lo faccio senza, sentite ancora meglio forse, vero? Ci sente. Volete che uso il microfono? Sì. Va bene. Allora usiamo il microfono. Avete visto che ho messo un titolo, il più bel villaggio del mondo. È una frase che scrisse nel suo viaggio in Italia un importante filosofo e studioso di politica francese, Montesquieu. Fece il suo viaggio in Italia e al ritorno si fermò a Torino. Eravamo nel 1728. A Torino c'era il primo re dei Savoia, quello che nel 14 era stato nominato re di Sicilia, Vittorio Amedeo II, ma era al penultimo anno del suo regno. Montesquieu descrive Torino, dice: Torino è piccola e ben fatta. Le plus beau village du monde, il più bel villaggio del mondo. Lui veniva dalla Venaria, dove era stato a ossequiare il re e a incontrare il suo compatriota che stava disegnando i giardini della Venaria e aveva già disegnato i giardini del Palazzo Reale. Lo stesso che ha fatto i giardini di Versailles, per intenderci. Ecco, il più bel villaggio del mondo. C'era quell'anno a Torino un altro straniero, propriamente non un francese, un ginevrino, ma poi divenne francese in sostanza, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau era rimasto a Torino dal 1726
al 28, a parte che ne ha combinate di tutti i colori in quei 2 anni, e lo racconta sinceramente nelle sue confessioni. Lui era venuto a Torino perché la sua protettrice Madame de Varenne lo aveva spinto a convertirsi al cattolicesimo. Lui era calvinista di nascita, quindi venne nel collegio dei catecumeni, studiò per 6 mesi, poi fece, non è vero, qualcuno dice è stato battezzato, no, perché lui era battezzato, il battesimo protestante vale anche per i cattolici, come saprete, no? Ma ha fatto la biura nel Duomo e poi gli è andato un po' di soldi e poi è vissuto 2 anni a Torino. Una cosa curiosa che dichiara: la prima colazione che fa a Torino gli piace moltissimo, era a base di grissini e di ricotta, o meglio giunco, come scrive lui e come si chiamava a Torino un tempo la ricotta. Il grissino era stato appena inventato pochi anni prima, perché Vittorio Amedeo II era debole di stomaco da bambino. Allora il fornaio di Palazzo Ducale, perché non c'era ancora il re, erano duchi di Savoia, inventò questo pane più friabile, più digeribile proprio per lui. Ma è meglio che veniamo solo, se no ci sono ben 70 immagini da vedere, quindi vediamo soprattutto le immagini, soprattutto direi l'architettura di Torino, ma poi arriviamo anche all'attualità, che però è l'attualità di 10 anni fa, perché io questo libro l'ho scritto 10 anni fa, allora un po' l'ho aggiornata, ma io ho intervistato il sindaco che c'era allora e non quella che c'è adesso, chiaramente. Allora partiamo da lontano, dal 29 d.C., quando col nome di Iulia Augusta Paulinorum fu fondata la città. Ecco una topografia della città romana. Vedete il mio cursore. Allora, la città romana, qui dove indico adesso, c'era la Porta Decumana. All'altra estremità dell'attuale via Garibaldi, in sostanza, via Dora Grossa nel passato, c'era la Porta Susinate, che dava verso la Valle di Susa. Sulla destra, cioè verso nord, c'era le Porte Palatine, queste che sono ancora visibili. A sinistra c'era la Porta Marmorea, che è andata distrutta. Per orientarci nella Torino di oggi, su questa linea c'è via Santa Teresa d'Avila. Questa linea, dove c'era l'altro muro, è la via della Consolata. Lì all'angolo adesso c'è la Consolata. Se andate a vedere dietro l'abside, hanno fatto gli scavi e c'è la torre angolare delle mura romane. E nell'abside stessa c'è ancora una parte delle mura romane. Qui al centro era il foro, nella zona del palazzo comunale, per intenderci, Piazza delle Erbe, che era il mercato un tempo, e qui dove, vicino a dove adesso c'è il Duomo, ci sono ancora i resti del teatro che si possono vedere a fianco del Duomo, guardando la facciata sulla sinistra. Ecco, quindi Torino, ricordiamoci, è una città romana e la struttura è basata appunto sulle 2 strade principali degli accampamenti romani. Questa parte che va fuori del triangolo è il muro che passava all'interno degli attuali giardini di Palazzo Reale. Poi passava le 2 torri che ci sono ancora
in Palazzo Madama sono torri romane, delle mura romane, e un altro pezzo di una quarantina di metri di mura romane lo potete trovare nei sotterranei del Museo Egizio, l'hanno riscavato di recente e lo si può visitare e vedere. L'architettura del centro di Torino è sostanzialmente un'architettura barocca, con alcune eccezioni che sono appunto i resti romani. Anche camminando nell'ingresso di Palazzo Madama si cammina sul vetro, l'avete notato, no? E sotto ci sono gli scavi romani. Ecco com'era una ricostruzione della porta decumana, cioè il castello di Piazza Castello, perché poi divenne il castello degli Acaia. Un oggetto architettonico tra i più antichi di Torino è il campanile romanico, campanile di Sant'Andrea della Consolata, quello è molto molto antico. Altri elementi non barocchi sono alcuni elementi e edifici gotici, come questa bifora gotica che si trova nel largo 4 Marzo, o la chiesa di San Domenico che si trova sulla via omonima. La chiesa era la grande chiesa dei Domenicani di Torino. In tutte le città medievali italiane, dal 1200 in poi, c'era sempre la chiesa francescana e la chiesa domenicana, Santa Croce francescana, Santa Maria Novella Domenicana a Firenze, San Domenico, dove è sepolto il santo fra l'altro a Bologna, e San Francesco a Bologna, e così via in tutte le città del mondo cristiano dell'epoca. La divisione fra cattolici e protestanti non c'era ancora nel 1200, aveva questa caratteristica dei due grandi ordini fondati all'inizio del 1200, l'ordine dei predicatori e l'ordine fondato dal primo poeta della letteratura italiana, Francesco. Cantico delle creature è la più antica poesia, non ancora in toscano, ma in volgare umbro della nostra letteratura. Poi ci sono edifici e elementi rinascimentali. Uno molto importante è il Duomo, costruito alla fine del 1400 da un architetto toscano, Meo del Caprino o del Caprina, qualcuno lo chiama, che è quello che ha progettato anche Palazzo Venezia a Roma, fra l'altro, modellandosi su Santa Maria Novella di Firenze. Un piccolo duomo, notano molti, certo, un piccolo duomo, perché alla fine del 1400 Torino aveva meno di 15.000 abitanti, quindi non era piccolo, ci stavano quasi tutti gli abitanti. Poi c'è quella finestra rinascimentale che curiosamente si trova nello stesso palazzo dove c'è la bifora gotica, comunque nel largo 4 Marzo, verso la fine di quella via diagonale che parte dal Palazzo Comunale e va fino a Piazza del Duomo, una via tracciata alla fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quando si fece anche l'altra grande diagonale che è via Pietro Mica. E poi un altro bel edificio rinascimentale, se non l'avete mai visto andatelo a vedere, in via Stampatori, a pochi metri da via Garibaldi, è il Palazzo Verrua, rinascimentale con la facciata dipinta e con questo splendido cortile. Tra Rinascimento e Barocco nasce il Palazzo Ducale ad opera di due architetti importanti. Uno è il Vittozzi, che è un architetto umbro di Orvieto, che è maestro del Castellamonte. Due sono i Castellamonte nella storia architettonica di Torino: Carlo e suo figlio Amedeo di Castellamonte.
opere rappresentative loro, per intenderci, sono rispettivamente Piazza San Carlo di Carlo Castellamonte e Via Po di Amedeo Castellamonte. Tutta la via progettata da un unico architetto, tutta la piazza progettata da un unico architetto. I poteri assoluti, i governi assoluti hanno tanti svantaggi perché tolgono la libertà ai sudditi, ma hanno il vantaggio di poter fare quello che vogliono e quindi di ordinare che si faccia così e la gente obbedisce e fa così. Madama Cristina ordinò a Carlo Castellamonte di disegnare tutte le facciate di Piazza San Carlo. Perché Piazza San Carlo è così bella, ordinata, armoniosa? Perché è l'idea di un solo architetto. Poi ciascuno poteva farsi fare i palazzi dagli architetti che voleva, ma le facciate dovevano essere quelle. Uno degli elementi della bellezza di Torino deriva dal fatto che a Torino c'era, come dirà Alfieri, la tirannide e non la libertà. Questo palazzo diventa poi ovviamente Palazzo Reale quando nel 14 Vittorio Amedeo II lo nominano città di Sicilia. Allora si faceva un congresso europeo e si distribuivano i regni come capitava. Lui rimase re di Sicilia fino al 20, poi disse: mi è scomoda, datemi la Sardegna, e gli è andato la Sardegna al posto della Sicilia, perché i paesi si scambiavano così con congressi internazionali. Fece un viaggio in Sicilia e fu molto fortunato perché a Messina conobbe un abate che si chiamava Iuvarra, e la bellezza di Torino è in molta parte dovuta proprio a questo architetto che gli portò su a Torino e che era un grande urbanista e che creò alcuni dei monumenti più significativi della città e dei dintorni, come ben sapete, tra Superga, la palazzina da caccia di Stupinigi, gran parte della Venaria Reale, e così via nella città tantissimi palazzi, dalla facciata di Palazzo Madama, che è il più famoso. Facciamo sentire questa musica, vista che c'è. Musica barocca per una città barocca. Telemann, alza un po', è l'alto forse. Dietro vedete spuntare la cupola del Guarini, la cupola della Sindone. Santa Teresa in poi, le mura della città erano in via Santa Teresa. Cristina di Francia, che era la moglie e poi la vedova di Vittorio Amedeo I, figlio di Carlo Emanuele I, il quale a sua volta era figlio di Emanuele Filiberto, quello del cavallo di bronzo per intenderci, su cui torneremo dopo. Vedova di Vittorio Amedeo I, decise di allargare la città verso sud e creò il quartiere della Contranova. L'attuale via Roma fu chiamata Contranova e proseguì oltre le mura
con la piazza San Carlo e tutto quel quartiere. Qui vedete la Cristina di Francia, che uno storico dice che è il più autorevole maschio dei Savoia, nella storia dei Savoia, era un tipo molto deciso, era figlia di Caterina de' Medici, di Enrico IV, re di Francia, sorella di Luigi XIII, zia del re Sole, pensate un po'. Quindi quando lei chiamò Piazza San Carlo Place Royale, perché si chiamava così in origine, quelli della corte le dissero: ma qui il re non c'è, qui c'è il duca e c'è Cristina, la madama reale, che governava lei in realtà, perché era rimasta vedova, il marito non c'era più, il figlio Carlo Emanuele II era piccolo, aveva fatto costruire la chiesa di San Francesco de Paola, da Paola, che era fuori della città, perché la città allora finiva al castello, piazza Castello, le mura della città romana erano lì, e l'altro muro era, ve l'ho fatto vedere prima, lungo l'attuale via Santa Teresa d'Avila. E allora lei va avanti, però costruisce varie altre chiese, la chiesa di Santa Cristina, la chiesa di Santa Teresa d'Avila, a cui è legata, perché in Santa Cristina fu sepolta, adesso è sepolta in Santa Teresa d'Avila, perché ha avuto vicissitudini anche da morta. Ecco la Place Royale, quella che oggi si chiama Piazza San Carlo, in una tavola del Teatrum Sabaudie, che era un grosso volume che i Savoia avevano fatto costruire per far conoscere in tutta Europa i monumenti della città di Torino, monumenti che facevano disegnare anche se non erano ancora realizzati. Per esempio il campanile di Santa Giustina poi non fu mai realizzato, ma qui c'è già, vedete. È interessante come fosse abbastanza diversa con i portici dei palazzi, con due colonnine e un architrave sopra. Una sera molto, erano più belli e più eleganti in realtà in quel modo. Poi in seguito però si rivelarono deboli, le facciate minacciavano di crollare, e allora nel 1700 un architetto, Benedetto Alfieri, rafforzò costruendo un muretto tra le due colonne, incorporandole in un pilastro che era forse meno bello ma più robusto esteticamente, mentre la forma dei portici antichi era quella che poi fu ripresa negli anni 30 quando si ricostruì via Roma da piazza Castello a piazza San Carlo. Se notate, ci sono quei portici con le doppie colonnine sorrette dall'architrave, che sono riprese anche in questi due palazzi che sono stati ricostruiti negli anni 30 quando si è creata la nuova via Roma. Ecco qui una foto che ho preso io, è riuscita abbastanza bene, era le 7 di mattina di una domenica di giugno del 2010. C'eravamo io e un signore col cane su tutta quella piazza, io però non ci sono perché prendevo la foto. Ecco il salotto di Torino con al centro la statua forse più bella della città, del Marocchetti, il cosiddetto Cavalli Bronze. Poi c'è la seconda estensione, che è la contrada di Po, la contrada che fu costruita attorno a via Po e a via Verdi, che si chiamava via della Zecca all'epoca, il quartiere che volle costruire
il figlio di Madama Cristina, che era il marito di Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, che è la seconda Madama, perché rimase anche lei vedova giovane, aveva appena messo la prima pietra alle costruzioni di Via Po, il marito, quando morì. E rimase lei col figlio piccolo, e lei era tutrice del figlio e governava lei. Ecco, questa estensione è quella che va da Piazza Castello fino a Piazza Vittorio, esclusa Piazza Vittorio, perché Piazza Vittorio è una piazza neoclassica dell'inizio dell'Ottocento, fatta costruire da quello che le diede il primo nome, Vittorio Emanuele I, di ritorno dall'esilio di Sardegna dopo l'occupazione napoleonica e dopo i 15 anni che Torino aveva fatto parte della Francia. Si chiamava il Dipartimento del Po ed era diventata francese Torino all'inizio dell'Ottocento. Ecco le facciate progettate da Amedeo di Castellamonte nella via Po. Anche la Gran Madre di epoca successiva è neoclassica anch'essa. Il palazzo più bello della zona, che non possiamo vedere perché non esiste più, perché è stato distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, i bombardamenti nella notte tra il 13 e il 14 luglio 1943, era il più bel palazzo di Torino, il capolavoro di Amedeo di Castellamonte, ed era la più antica accademia militare esistente al mondo, fondata nel 1668, più antica di tutte le altre accademie esistenti, da quella americana, a quella russa, a quella di Prussia, a quella di Francia, e venivano a frequentarla persone da tutte le parti d'Europa. Vittorio Alfieri, dagli 8 ai 16 anni, fu allievo di questa accademia, ma anche il beato Faa di Bruno divenne ufficiale in questa accademia, e anche Xavier de Maistre, che era suddito sabaudo perché era un savoiardo, scrisse quando studiava in questa accademia, lo misero agli arresti nella sua soffitta di via Po, ed egli scrisse il suo capolavoro, che è un capolavoro della letteratura francese, perché a Torino si parlava francese, si scriveva francese, che è il viaggio all'interno della mia camera, perché rimase 40 giorni chiuso nella sua soffitta di via Po. E allora immaginò questo viaggio. Era il fratello più giovane di un ambasciatore dei Savoia, che fu ambasciatore a San Pietroburgo quando Napoleone mandò in Sardegna in esilio i Savoia e occupò Torino. Joseph de Maistre era il fratello più grande, famoso autore del libro sul Papa, un avversario feroce di Napoleone, che gli chiamava il tiranno. Ecco, questo era il palazzo più bello di Torino. Per farci una mezza idea di come era questo palazzo, possiamo guardare un altro palazzo di Amedeo di Castellamonte che esiste ancora, che è l'ospedale San Giovanni, ma questo era molto più grande di quello. Dentro c'era anche il teatro più importante di Torino, il Teatro Regio. Qui è uno dei cortili di questa accademia, qui è l'ospedale di San Giovanni, qui uno dei palazzi di via Po, o contrada del Po come si chiamava allora, è all'interno del palazzo dell'Università di Torino, si trova al numero 17 e 19 di via Po.
E poi l'arte barocca, che nasce dal Rinascimento e a Torino resta abbastanza fedele alla tradizione rinascimentale. Il barocco torinese, a parte certe astruserie, se vogliamo, di Guarino Guarini, che era anche un matematico oltre che un architetto, è un'architettura piuttosto misurata, moderata, equilibrata. Tant'è vero che quando poi si aggiunsero le strade e le piazze neoclassiche, nessuno quasi se ne accorse. Oggi passiamo da una via barocca, via Po, entriamo in una piazza neoclassica e ci sembra di continuare, perché i portici sono rimasti identici, il disegno dei palazzi è molto simile, eppure siamo in un mondo, in un'arte diversa, che è l'arte neoclassica. Così anche le vecchie vie di Torino, rispetto all'aggiunta neoclassica che era la Torino fuori le mura, fatte abbattere da Napoleone, quindi tutta la Torino lungo il Po e vicino a Corso Vittorio, Borgo Nuovo per intenderci, è il quartiere neoclassico di Torino. Noi percorriamo una parte della via barocca, poi entriamo nella via neoclassica e non ce ne accorgiamo neppure, se non da certi aspetti specifici come le doppie lesene nelle facciate delle case o l'uso più frequente delle colonne nelle facciate dei palazzi. Due grandi architetti barocchi, uno morto alla fine del 600, l'altro morto nel 36, ma già del 30 aveva lasciato Torino ed era andato in Spagna. Se qualcuno di voi va a Madrid e vede Palazzo Reale, gli viene subito in mente Palazzo Madama, perché le strutture architettoniche sono più variane. Ha ripreso il modello del Palazzo Madama, l'ha fatto molto più grande, più esteso, ma sempre con quel tipo di arcate, quel tipo di colonne, quel tipo di scalinate all'interno, si vede proprio la sua mano. È poi morto nel 1736 a Madrid. Ecco, qui abbiamo due pezzi caratteristici di questi architetti: lo spaccato della chiesa della Sindone, che si trova tra il Duomo e Palazzo Reale. Adesso si può di nuovo visitare, andate a vederla. Si entra dal Duomo, ma poi si vede, adesso si entra solo da Palazzo Reale, ma poi si vede la navata del Duomo dalle finestre, dai vecchi portali di questa chiesa. Perché? Perché potere politico e aspetto religioso erano molto legati nel passato. Il Duomo, diciamo che era una specie di cappella dei Savoia, tant'è vero che loro assistevano dall'interno del palazzo alle messe in Duomo. E il punto di congiunzione tra il palazzo e il Duomo è proprio la cappella della Sindone, che aveva il doppio ingresso dal Duomo e dal Palazzo Reale, e poi la fastosa, splendida scala del Palazzo Madama. La facciata di Palazzo Madama è costituita da questa splendida scala. Tant'è vero che un architetto romano, per criticare Iuvarra, non diceva la scala di quel palazzo, diceva il palazzo di quella scala, per definire Palazzo Madama. Opere di Guarini, San Lorenzo, che ha la forma, se immaginate di vederla dall'alto, della stella a otto punte che era il simbolo dei Savoia e che trovate in molti posti a Torino. In Palazzo Carignano, per esempio, nel cortile, ci sono tutte le stelle fatte coi mattoni a otto punte, e anche nel vecchio Regio c'erano e le hanno rifatte nel nuovo Regio. In Via Verdi, sul fianco del nuovo Regio, vedete le stelle a otto punte. Lo stesso, se guardate a Teatro Carignano, ma passando in via Eleonora Duse,
che era la via che l'attrice percorreva per raggiungere il palcoscenico, si entrava da quella parte là, vedete l'esterno del palcoscenico con tutte le stelle a otto punte. La stella a otto punte era quella che era appesa al collare dell'Annunziata, la più alta onorificenza dei Savoia, quella che pochissimi ricevevano e avevano il diritto di dare del tu al re quando ricevevano quello. E Cavour confidò ad un amico che era molto contento che gli avessero dato il collare dell'Annunziata, perché finalmente poteva dare del tu e anche dell'asino a me. E lo faceva, per la verità. Ecco l'altro splendido palazzo che conoscete tutti, è il Palazzo Carignano, che era la residenza di un ramo collaterale dei Savoia, che poi con Carlo Alberto divenne il ramo principale, perché i sovrani discendenti diretti dei Savoia non avevano figli e quindi dovettero lasciare a uno del ramo laterale Carlo Alberto, e Vittorio Emanuele II è nato lì, come dice quella lastra di bronzo che il Ceppi, un architetto dell'Ottocento, appese lassù con scritto: qui nacque Vittorio Emanuele II. Facciata di Palazzo Madama, come vi dicevo, il Palazzo Reale di Madrid ha la stessa identica struttura. La facciata di Santa Giustina è anche degli Ubarra, molto più bella dell'altra facciata che è più tarda, caratterizzata dai colori diversi dei marmi che egli ha usato con grande abilità. Poi c'è una chiesa curiosa che è San Filippo, questo è l'interno, perché ci hanno lavorato tutti e due gli architetti, se vogliamo, rivali del barocco. Guarini ha cominciato a costruirla, poi ha creato una di quelle sue cupole così ardite che è crollata. Lui intanto è morto e allora l'hanno affidata a Ubarra, e Ubarra ha ricostruito questa chiesa lasciando una parte già che si reggeva da sola del Guarini, e costruendo. Questa è la chiesa più grande di Torino, si calcola che il Duomo ci starebbe dentro, giusto giusto. Questa chiesa ha una facciata neoclassica che è stata fatta solo nell'Ottocento dal Tralucchi, allievo di Bonsignore, che è quello che ha creato la chiesa della Gran Madre, cioè la chiesa neoclassica tipica di Torino. Ecco qua, Benedetto Alfieri, adesso da vicino lo vedete meglio, ha rafforzato i portici di Piazza San Carlo, inglobando le colonne, ma che si possono ancora vedere, ci sono ancora le semicolonne da una parte e dall'altra del pilastro. Benedetto Alfieri era un grande urbanista, dove c'era la piazza medioevale delle Erbe davanti al municipio, ha sistemato con i portici e con questa strada che si chiama Via Palazzo di Città, quindi quella è settecentesca e va dritta su Palazzo Madama, parallela a via Garibaldi o via Torregrossa. È anche un creatore di teatri, qui il vecchio Teatro Regio, che andò distrutto in parte da un incendio del 1936, poi fu anche bombardato. Pensate che questo teatro nella enciclopedia francese era definito il più bel teatro del mondo. C'era il disegno
peccato che non abbiamo saputo noi torinesi ricostruirlo com'era, come hanno fatto i veneziani con la Fenice, come hanno fatto i milanesi con la Scala, che era stata pure essa bombardata. Secondo me bisognava ricostruirlo perché era uno splendido teatro. Appunto, in Francia, nella enciclopedia francese, se qualcuno va a sfogliarla, c'è appunto come esempio perfetto di teatro d'opera il Regio di Torino. Per la verità la Scala non c'era ancora, fu costruita in sé. Comunque, secondo me, si poteva fare e si poteva costruire un altro teatro in periferia, moderno, eccetera. Al prossimo bombardamento ecco, per avere un'idea di com'era il Regio, prendete il teatro Carignano, moltiplicatelo per 5 volte e avete un'idea di com'era questo splendido teatro nel quale Mozart assistette a un'opera nei suoi 15 giorni torinesi nel 1770, aveva 14 anni e presentava a Milano nel Teatro Ducale Regio, dove adesso c'è la Scala, la sua prima opera importante, Mitridate, Re del Ponte. Poi a 15 anni ne presentò un'altra, a 16 anni ancora un'altra, sempre in quel teatro di Milano. Gli fecero il contratto quando aveva 14 anni. Qui a Torino alloggiava alla locanda della Dogana, l'albergo della Dogana. Adesso ci sguazzano perché se entrate in quell'albergo vedete i ritratti e le rappresentazioni del piccolo Mozart. E come in tutte le città d'Europa che Mozart ha visitato, anche qui c'è un pianoforte col cartiglio sopra che dice: qui Mozart si esercitò. Sapete dov'è? In Palazzo Barolo. Nel salone di Palazzo Barolo c'è questo pianoforte al quale forse Mozart, perché l'albergo della Dogana è lì vicino, andava ad esercitarsi. Tre importanti architetture dell'Ottocento. Devo accelerare un po', ragazzi, se no qui. Allora, questa non c'è più. Altra cosa che non abbiamo saputo conservare, che si doveva conservare. Pensate che di un edificio come questo, a Valenza hanno fatto un centro di attrazione. Se andate in Spagna a Valenza vi fanno visitare il mercato in stile parigino, cioè il mercato di acciaio e vetro. Com'era questo? Era in piazza Bodoni, il più grosso mercato del pesce di Torino, e era di ingegneri Pecco e Velasco ed era modellato sulle Halles di Parigi, cioè sui grandi mercati parigini, come quest'altro era modellato sui Passage di Parigi. Anche qui, come vedete, vetro e metallo, una struttura questa che è rimasta e che ci godiamo ancora adesso. È il passaggio da piazza Carlo Alberto a piazza Castello. All'inaugurazione era presente un curioso turista americano, Mark Twain, che ne parla in un suo libro. E sapete cosa descrive? Era molto goloso. Le vivande che si trovavano in tutte le vetrine di questa galleria, e gustava la cucina piemontese. Aveva fatto un viaggio in Germania e in Italia, e un libro che non è mai stato tradotto in italiano,
racconta questi suoi viaggi. Ad esempio, lui che viveva sul Mississippi va a Firenze, gli fanno vedere l'Arno e lui scrive di sera in una nota: se ci mettessero un po' d'acqua sarebbe un fiume. Era abituato al Mississippi, dove non vedeva l'altra sponda addirittura, e quindi un fiume molto più grosso. Un'altra, la terza architettura dell'Ottocento, la conoscete tutti perché è divenuta il simbolo di Torino e della città, oggi sede del Museo del Cinema, ed è giusto perché il cinema è nato a Torino, come tutti saprete, e come tante altre cose, anche la TV, anche la radio sono nate a Torino. Mole Antonelliana, e curiosamente il progetto iniziale doveva essere la moschea che gli ebrei volevano celebrare, perché grazie a Carlo Alberto la sinagoga, ha ragione Joseph che è esperto di sinagoghe, la sinagoga, perché gli ebrei avevano ottenuto la libertà di culto solo da Carlo Alberto e si era chiuso il ghetto che si trovava in centro, e ebrei e valdesi avevano avuto l'uguaglianza rispetto agli altri cittadini nel 1847, prima dello statuto. Però poi Antonelli faceva progetti sempre più grandiosi e gli ebrei gli dissero no, adesso esageri, e si fecero la loro sinagoga, non ho sbagliato stavolta, si fecero la loro sinagoga dove è attualmente. E poi intanto la capitale era passata a Roma, e quindi una sinagoga di questo genere aveva un senso in una capitale di Stato, e quindi fecero la loro grande sinagoga a Roma. Comunque resta un monumento molto significativo. Monumenti e questo è famosissimo, rievoca la battaglia di San Quintino, 10 agosto 1557, quando Emanuele Filiberto riottenne il Piemonte e la Savoia, e poco dopo spostò la capitale dalla Savoia, da Chambéry a Torino, e con la scusa che Carlo Borromeo, vescovo di Milano, voleva venire a Torino, non ce la faceva arrampicarsi sulle Alpi e a scendere dall'altra parte, portò la sindone a Torino, che poi rimase a Torino, fu esposta in quell'occasione per San Carlo Borromeo sulla facciata di Palazzo Madama, del vecchio Palazzo Madama, non l'attuale. Con la pace di Cato Cambresese, andate a vedere il Caval di Bronze, guardate alla base, sulla base c'è la scena della battaglia di Cato Cambresese e dall'altra della battaglia di San Quintino, scusate, dall'altra parte quella della pace di Cato Cambresi. Con la pace di Cato Cambresi lo costrinsero a sposare la figlia del re di Francia, che aveva 10 anni più di lui, perché nel trattato c'era scritto che se non avesse avuto figli maschi... Scusate, solo una cosa, qualcuno ha posteggiato in cortile? No. Alla sua morte il Piemonte sarebbe tornato alla Francia in segno di pace, perché la battaglia di San Quintino Emanuele Filiberto l'aveva vinta per conto di suo cugino Filippo II di Spagna, figlio di Carlo V, che era suo zio e suo padrino, contro i francesi. Grande vittoria contro i francesi, poi si fa la pace e allora si celebrava con questi matrimoni di convenienza, ma poi ebbe un figlio, e il figlio è Carlo Emanuele I, un grande sovrano, un grande duca dei Savoia, che poté ereditare il suo trono. Accenniamo ad altri monumenti: Carlo Alberto in piazza Carlo Alberto, Gioberti, piazza Carignano, Cavour del Fiorentino di Pré, che vinse il concorso, in piazza Carlina, avete presente?
D'Azeglio, molto corrucciato e con le mani conserte. Questa statua era proprio davanti all'ingresso di Porta Nuova. Quelli che uscivano dalla stazione, vedendo questo tipo che li guardava di traverso, si lamentarono e si decise di spostarla dove adesso, quando si diede all'alea l'alea dei Tigli, cioè al viale del Valentino, si diede il nome di Massimo D'Azeglio e si portò la statua là dove si trova ancora adesso, così non impaurisce più quelli che arrivano dalla stazione. In origine era piazzata proprio in piazza Carlo Felice, a pochi metri dall'ingresso di Porta Nuova. Balbo, che si siede a meditare sui destini d'Italia nell'Aiuola Balbo, vicino a piazza Cavour in Borgo Nuovo, generale Pepe in una appendice di piazza Maria Vittoria, avete presente dov'è? Una piazza molto bella, tutta alberata. Maria Vittoria era la moglie di Carlo Alberto. Garibaldi, la statua di Garibaldi, con la leggenda metropolitana vivissima fino agli anni 40 del leone che muoveva la coda verso il mezzodì della domenica, per cui tutti i bambini si facevano portare lì per vedere il leone che muoveva la coda, e poi i genitori gli dicevano: ti sei distratto, e lui la mossa, io l'ho visto, tu non l'hai visto. Per cui molti credevano che questo leone muovesse la coda, però attenzione, questa è davanti al palazzo. Adesso c'è le assicurazioni generali, ma lì c'era lo Stato Maggiore di Garibaldi. I mille passarono di lì, si arruolavano lì, poi in treno li spediva a Genova, perché lì c'era appunto lo Stato Maggiore di Garibaldi che arruolava i suoi volontari che combattevano sotto il suo comando anche nelle guerre risorgimentali. Però Garibaldi a Torino non era ben visto, perché era un parlamentare e quando entrava in Parlamento si metteva a urlare contro Cavour, perché era un nemico di Cavour. Cavour l'aveva reso straniero, secondo la sua accusa, lasciando Nizza alla Francia. E quindi ce l'aveva molto con Cavour. Allora, il comune di Torino, che organizzava la costruzione di questi monumenti, ci stava attento. Garibaldi è sempre a cavallo in tutte le piazze d'Italia. A Torino l'hanno fatto scendere a piedi, per punizione. Però gli ha fatto questo bel leone ruggente con la sua leggenda metropolitana. Di lì parte via San Lazzaro, che è diventata via dei Mille. Ecco perché si chiama via dei Mille, perché i Mille partivano di lì proprio, si arruolavano a Torino per poi andare a Genova. Duca di Genova, sapete dov'è questa statua? Piazza Solferino. Qui è Ferdinando, fratello minore di Vittorio Emanuele II. Nella battaglia di Novara, per due volte il suo cavallo fu abbattuto da una fucilata nemica ed era rappresentato dal Balzico, che è lo scultore che ha rappresentato anche D'Azeglio, la statua che faceva paura a tutti, l'ha rappresentato mentre il cavallo crolla perché è stato colpito da una pallottola. In piazza Solferino, poco distante, in piazza Vittorio, c'è quella di Vittorio. Tra 800 e 900 si costruisce la famosa diagonale via Pietro Micca per rendere il traffico più sciolto, il traffico di Torino. Ed era un'intuizione giusta. Chi voleva questa diagonale erano soprattutto i giornalisti dell'epoca, capeggiati da De Amicis. Perché si calcola che una percentuale altissima di tram percorra quella strada ancora oggi, che serve proprio a liberare il centro
allora dalle carrozze a cavallo, fine 800, inizio 900. Cerchi, costruì Casa Beglia, che è quel palazzo quasi Liberty, che anticipa Liberty in via Pietro Micca, l'avete notato di sicuro, egli si era ispirato ai palazzi veneziani, tant'è vero che aveva disegnato poi Ceppi una cartolina in cui si vedeva via 20 Settembre, l'angolo di quel palazzo, come, con le gondole nella strada, perché la strada era una strada, un rio veneziano. Negli anni tra il 30 e il 40 fu ristrutturata tutta la parte centrale di Torino. Mussolini voleva città nuove, più moderne, eccetera, e anche se non amava per niente Torino, perché quando veniva a Torino gli operai lo fischiavano, e allora fece rinnovare la città. Contranova era una strada senza portici, e invece adesso fu ricostruita con i portici. Prima la parte nord, quella da Palazzo, da Piazza Castello a Piazza San Carlo, e qui si vede durante la ricostruzione e si vede bene come riutilizzarono quel tipo di architettura che era quella della vecchia Place Royale, con le doppie colonne e l'architrave a reggere gli archi, la via Roma attuale, questa è. Qui la stanno ricostruendo. E poi si vede bene da questa foto come il grattacielo di Piazza Castello sia la prima architettura italiana costruita su impalcatura di metallo, di ferro. La vediamo mentre la costruivano. E poi la parte sud, quella di architettura razionalistica, è del Piacentini, che è l'architetto che ha costruito l'Eur a Roma, quindi siamo in una forma nuova, più moderna di architettura, che si ispira alla pittura di De Chirico, il quale a sua volta nella sua pittura metafisica si era ispirato alle piazze e alle strade di Torino nel 1812, in un periodo che aveva soggiornato a Torino, lo racconta lui stesso, 1912, certo, quando poi fuggì in Francia perché era militare e se ne scappò in Francia e tornò 20 anni dopo, fece il disertore. Il centro sotto le bombe, bombardieri inglesi come lo Stirling, il Lancaster, vedete come erano ridotte Piazza Castello e via in queste fotografie, e vi leggo che un altro bombardiere, io me li ricordo questi quando passavano sulle nostre colline per venire a bombardare a Torino, che avevano questa doppia coda che li rendeva diversi da tutti gli altri aerei. Lì è la chiesa del Carmine, la chiesa di Iuvarra, che si trova vicino, in via del Carmine, vicino a Piazza Savoia, e che fu bombardata in quello stesso bombardamento di cui parla nella sua poesia piemontese Nino Costa. Lamento per la città di Torino. Posso leggerla in piemontese? Dovreste avere il testo e con la traduzione italiana, li abbiamo distribuiti. Più Roma, l'ura neira del destino, più Roma, gente, più la città di Torino. Quattorta è lui, la neita di luna piena, e i nemici sono arrivati l'aria serena. Sono arrivati con le bombe su Talana e la povera Torino l'assassinava. L'assassinava mentre che dormia e la luna del cielo descrivia che la povera regina piemontesa era sola la neit senza difesa, era sola distesa all'abandon, l'assassinona senza compassione. A dormire le funne le masnò, i vegli e i giù, e tla
Boh, Granovita de Stoci, qui c'è un errore. Ad mio iubrie strac travai, e a San Supio in malavi intospidai, e l'ora pasia che insegna San Canto, a dormire i nostri morti al Camposanto, e gli alle triste alla morale arsurt, le bombe sun cascò, si vive e mort, sun cascò, non sul riposo le povere ca, e in cima ai let le fumme e le masnà, sun cascò si ubrie strache travai, sun cascò si malavi antospedai, e cura pasia che il sogna San Canto a sun cascò, sulle tombe al Camposanto. La cosa che aveva impressionato morto era che è stato colpito gravemente il cimitero. Più ruma, dura neira del destino, un salto delle parti, più ruma gen per la città di Turin, e poi le colam principio a Bruxelles, mesa Turin le ramacpin brasè, dall'aurora manchia da stura un po', mesa Turin le ramacpin falò. Le fabbriche, le cese, i monumenti brisavano tutti come torce a vento, e alla mattina era una gran fiumeira che l'era dia smiava turno a sera. Anglura, da un Valdocca al Valentin, dal punto di Musca a Piazza Solferin, e da Piazza San Carlo all'Arsenal, da Porta Susa e dal Giardin Real, dalla barriera Clance della Crusetta, del Bord San Paolo, e giù alle Molinette, da tutti i posti e tutte le incursioni, i morti hanno cominciato una processione. Cito la processione le radinose, cito la processione le incaminose. Come una carovana del dolore, le morte sono arrivate innanzi a un signore. O un signore, somma sid innanzi a ti, perché ti sol e sei padrone dell'avvenire. Nem per vendichese o per gramissia, per niente d'altro che per ciamè giustizia. Chi te sciaire fin a un fondo ai cœur, ti classas la ragion di nostro malheur. Ti conosce gli uomini della terra che l'han pruntò, che l'han vursù sta guerra. O no signor, so castig, mandi lutti, e nostro signor alla falzegna, sì. Lui la scrisse questa poesia, la finì il 23 luglio, cioè 10 giorni di bombardamenti. 2 giorni dopo, mette una nota, 2 giorni dopo, il 25, cadeva Mussolini, 25 luglio del 43. Ecco quindi la poesia che Nino Costa dedicò ai bombardamenti nel volume Tempesta, che è uno dei 6 volumi delle sue poesie. Ci fu la resistenza a Torino e con questo hotel non c'è più, lo stavano distruggendo, stavano per distruggerlo quando l'ho fotografato in via San Dalmazzo 5, è l'hotel dove si riunivano segretamente i capi dei partigiani, mentre l'altro, l'hotel nazionale, era la sede del comando tedesco e della Gestapo. Oggi paradossalmente si trova proprio in piazza CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, dietro la chiesa di San Carlo, mentre il luogo dove torturavano i prigionieri era in via Tasso, sulla collina. Ecco due personaggi, Antonicelli che fu capo del Comitato di Liberazione e Giambone che fu uno dei fucilati al Martinetto, e poi una sfilata dopo la liberazione. Ecco, istituzioni e personaggi, faccio veloce. Nel 10 io intervistai il sindaco di allora,
ma poi ci sono stati altri due sindaci, Fassino e Appendino. Nel 10 il direttore del Museo del Cinema era il dottor Barbera. Ancora adesso il Museo del Cinema è davanti di poco al Museo Egizio e sono dopo il Colosseo e dopo gli Uffizi i musei più visitati d'Italia. Adesso il dottor Barbera, come sapete, è direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Al Museo Egizio all'epoca c'era questa dottoressa greca newyorkese. L'edificio lo conoscete, è uno dei più bei palazzi di Torino, del Garove, lo stesso che ha fatto il palazzo dell'università, era il palazzo che simboleggiava la potenza della società dei gesuiti. Nelle città italiane c'era sempre il seminario dei gesuiti, che era una cosa abbastanza semplice, adesso è in via Garibaldi accanto alla chiesa dei Santi Martiri, difatti lì c'è anche via Botero, che è uno dei più famosi gesuiti, lo scrittore Botero della fine del 500, inizio del 600. Poi avevano il palazzo di solito più splendido della città, che era il collegio dei nobili, dove educavano i figli della nobiltà. Collegio dei nobili era quel palazzo lì, dove adesso c'è il Museo Egizio. Un palazzo molto bello, che ha una caratteristica particolare. Non ha il piano nobile, era il collegio dei nobili, ma non aveva il piano nobile, perché era un collegio per i giovani, e quindi i tre piani sono alti uguali, diversamente dagli altri palazzi di Torino che hanno il primo piano molto più alto del terzo e del quarto, perché al primo piano abitava il nobile padrone. No, questa è una caratteristica, ma un po' dovunque nelle grandi città europee c'è questo aspetto. Me l'aveva spiegato un padre gesuita che era stato allievo del mio liceo Alfieri e che abitava allora lì ai Santi Martiri, e poi avevano fuori dalla città un luogo per gli esercizi spirituali. E sapete dov'era? Era la chiesetta e il convento di San Paolo, che si trovava dove adesso c'è il liceo dei gesuiti, liceo sociale, fuori della città, in Borgo San Paolo, quindi allora fuori dalla città. Anche a Torino, a Mondovì, se qualcuno conosce Mondovì, qui ne abbiamo qualcuno, a Mondovì Piazza, il Palazzo di Giustizia era il Collegio dei Nobili, cioè il più bel palazzo di Mondovì. E ancora adesso c'è l'arco che lo congiunge alla Chiesa della Missione, che era la Chiesa dei Gesuiti. A Mondovì, affrescata da Pozzo, e anche la volta della chiesa di Torino era stata affrescata da Pozzo, ma durante l'assedio di Torino 1706 cadde una granata sul tetto, non se ne accorsero subito, piove e l'affresco andò distrutto e quindi non c'è più. Se no c'era l'affresco di Roma, della chiesa del Gesù, l'affresco di Torino dei Santi Martiri, l'affresco di Mondovì, che esiste ed è molto bello, e se andate a Mondovì andatelo a visitarlo, e poi gli andò a Vienna e insegnò ai viennesi la pittura barocca dei grandi palazzi nobiliari di Vienna. Era un fratello gesuita, Andrea Pozzo, il grande pittore che lavorò, era un trentino, mi pare, era di Trento originario, che lavorò in tutti questi luoghi, nelle chiese dei gesuiti. Direttore del Museo Egizio di oggi, qualche statua del Museo Egizio, Museo Civico d'Arte Moderna, Palazzo Madama, adesso c'è una magnifica mostra, andate a vederla, sul Mantegna.
il direttore Guido Curto, che adesso però è direttore a Venaria, questo era mio collega di storia dell'arte al liceo Alfieri, ed è stato prima direttore dell'Accademia, poi direttore, eccolo, direttore dell'Accademia, poi direttore di Palazzo Madama, adesso è direttore di Venaria. Museo regionale di scienze naturali che si trova nel palazzo dell'ex ospedale San Giovanni con l'attuale direttore. Qui alcuni reperti. Poi un liceo classico del centro, il più famoso, da Zeglio. Io ho insegnato tanti anni all'Alfieri, ma riconosco che il D'Azeglio ha una storia più importante, soprattutto negli anni 30 e 40. Qui avevo intervistato il presidente allora, il professor Iuvara, siciliano di origine come l'architetto. Lì c'è la foto della classe di Pavese. Pavese è questo qua. Questo, avete visto la freccetta? Sì. E questo è Augusto Monti, il professore che gli consigliò di diventare scrittore dopo aver corretto i suoi temi di letteratura. Ma ecco, qui credo che sia l'attuale, del 18 era lei, la professoressa Alpestre, preside. Qui sempre dell'Alfieri c'è la classe con Primo Levi e Fernanda Pivano, che erano compagni di classe nel ginnasio. Ho messo la freccia, Primo Levi è quel ragazzino lì, Fernanda Pivano è questa. Un'associazione culturale del centro, il Pannunzio, lo conoscerete, col suo fondatore insieme con soldati, Franco Quaglieri. Soldati fu uno dei direttori del Pannunzio, così come la figlia del filosofo Benedetto Croce. Attività varie, vabbè. Mulassano, lo sapete dov'è questo bar, questo caffè, piazza, portici di piazza Castello, che sono i portici più antichi disegnati lato sud e ovest da Vittozzi, Ascanio Vittozzi, il maestro del primo Castellamonte, e sotto quei portici, vicino a Via Po, c'è questo che era il caffè dei registi del cinema muto, che lì assumevano le famose dive del muto, perché il cinema muto si è sviluppato a Torino nel primo ventennio del Novecento. Baratti e Milano, lì ci andava Gozzano, perché nella galleria c'era una biblioteca che gli frequentava, fingeva di studiare legge, però andava a studiare i poeti italiani in quella biblioteca, dove incontrò Amalia Guglielminetti, di cui fu innamorato. C'è un famoso epistolario, uno dei più belli epistolari d'amore del Novecento, dal 1907 al 1910, quando poi lui la piantò, anche perché sapeva di essere condannato, aveva la tisi. Baratti e Milano, ecco, lì andava e lì scrisse una delle sue poesie, non tra le più famose, ma tra le più divertenti, che è quella che inizia: io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. E poi descrive queste donne che tirano sulla veletta, si posano il guanto e pescano nei vassoi e si gustano quelle paste come se fossero parole di D'Annunzio. D'Annunzio era il poeta più famoso all'epoca. Fiorio, dove c'è ancora la sedia dove Cavour si fermava a leggere i giornali con gli ambasciatori prima di recarsi nel suo ufficio. E poi la confetteria Viraghi, che oggi ormai è
ebbe Draghi. Cos'era? Era la Platti in piazza San Carlo, l'avete presente? Adesso è Biraghi, sì. San Carlo è il caffè più fastoso di Piazza San Carlo, è quello in cui pare si iniziò l'illuminazione a gas di Torino, fu il primo caffè che fu illuminato a gas, prima ancora della galleria subalpina, che anche lei ebbe le sue lampade a gas. Il Norman, se c'è qualche fans del Torino, Torino è stata, la squadra del Torino è stata fondata lì, in piazza Sofferini. Curiosità, ristorante del Cambio, il ristorante più rinomato di Torino, di fronte a Palazzo Carignano, che vediamo attraverso le finestre. Cavour andava a far pranzo lì e un commesso della Camera dei Deputati gli segnalava se c'era urgenza che ritornasse perché c'era qualche problema nella Camera dei Deputati, e fu osservata con molta attenzione da un grande critico russo che si chiamava Dobrylyubov e che venne apposta a Torino per vedere come funzionava una monarchia costituzionale, cioè un Parlamento, e venne fa una gustosa descrizione di Cavour che passeggia per il Parlamento, si siede sul banco dei suoi, fa dispetti a quelli del partito avverso e così via, e dice non sapeva l'italiano, non sa l'italiano, lui dice, perché lui aveva studiato l'italiano per venire in Italia, e poi partì e morì poco dopo, perché era tisico anche lui, andò a fare una gran festa al Fiorio con gli amici che si era fatto in Italia, questo Dobrylyubov, e poi tornò e a Odessa durante il viaggio di ritorno morì. Chiudo. Va bene, il caffè Torino, c'è il toro apotropaico, l'avete visto? Il toro porta fortuna, ma bisogna calpestarlo in un certo punto. Un gioiello raro, l'autoritratto di Leonardo alla Biblioteca Nazionale in piazza Castello, sotto i portici nord, che non sono antichi ma sono del Settecento e sono del solito architetto cugino di Alfieri, Benedetto Alfieri, quello che fece il teatro. Qui troviamo, vi ho messo l'immagine della scuola d'Atene di Raffaello, dove Raffaello usò la faccia di Michelangelo per rappresentare Platone, il filosofo Platone della scuola d'Atene. Vedete la somiglianza? Questo è l'autoritratto, cioè uno dei gioielli più preziosi che possediamo a Torino, e che è, pensate, è stato regalato alla città con l'armeria reale e la galleria Sabauda da un principe che dovremmo rivalutare, re Carlo Alberto, che ha lasciato cose straordinarie alla città di Torino, anche l'Accademia d'arte l'ha creata lui e i quadri li ha regalati lui, i quadri antichi, ha lasciato veramente grandi cose, e anche una cosa che non sarà grande ma che è importante, ve la dico, la razza bovina piemontese, d'accordo con Cavour, attraverso l'importazione di tori inglesi e di vacche svizzere, creò il bue grasso di Carrù, quello che oggi è il bue grasso di Carrù, il bovino piemontese famoso per la sua carne da bollito soprattutto. Ecco, loro due, Carlo Alberto e Cavour, che era un coltivatore diretto piuttosto importante, era andato a studiare in Inghilterra le nuove tecniche, quindi sapeva benissimo l'inglese e il francese,
ma i discorsi in italiano li scriveva in francese e se lo faceva tradurre per poi leggerli, perché l'italiano proprio aveva una certa difficoltà. Quindi il creatore dell'Italia politicamente non sapeva la nostra lingua, parlava bene il piemontese. Ecco, quando il centro era tutta Torino, cioè 1700, inizi del 1700, a cui risale anche questo, una veduta del 1720 circa, all'epoca in cui Montesquieu venne a visitare Torino. Se volete altre informazioni potete consultare un mio libro che trovate in libreria e nelle biblioteche civiche torinesi, c'è in tutte, perché in tutte è 12, quello che ho scritto del 10 ho pubblicato, poi del 14 ho pubblicato Borgo Nuovo, del 15 Cit Turin, che è qui vicino, fa parte della nostra circoscrizione, è il più piccolo quartiere di Torino, quartiere la cui superficie coincide con quella della parrocchia, l'unico quartiere di Torino che è una sola parrocchia, è Cit Turin, molto caratteristico, molto bello, gli abitanti ci tengono a dire che sono di Cit Turin, si radunano in Piazza Benefica, la piazza che non c'è, qualcuno dice, perché non c'è la targa Piazza Benefica, ma tutti la chiamano Piazza Benefica perché lì c'era la Benefica, che era un'opera della carità laica, perché la Torino dell'Ottocento aveva i santi laici, ma aveva anche aveva i santi cristiani cattolici, Don Giovanni Bosco, il Cottorengo, che operavano a livello sociale con i giovani l'uno, con gli ultimi l'altro, però aveva anche dei santi laici come questo Martini, che aveva fondato la benefica per gli orfani e le orfanelle in un edificio bombardato, anche quello che non esiste più, che si trovava a sud di questa piazza. Si chiamerebbe Giardino Martini, ma tutti lo chiamano la Benefica perché lì c'era questa, che è un quartiere novecentesco, dell'inizio del Novecento, e quindi è il quartiere Liberty, ha i palazzi più belli del Liberty torinese. Tagliato, ho finito. Mi sono andato molto per le lunghe, come certi parroci che costringono la parrocchiale a uscire prima di chiesa. Mi spiace, scusate. No, è stato molto interessante. Dovevate interrompere. Avevano un appuntamento quelle che sono uscite. Ah, bene, ma è logico. È andato oltre il solito orario. Non so, c'è tempo per qualche domanda. Può ancora qualche domanda? Una curiosità, dica. Torinese, e praticamente molte cose che ha detto lei, che è stato già, ma certo, lo sentite con piacere. Perché Piazza San Carlo si chiama Piazza San Carlo? Si chiama San Carlo? Perché una delle chiese, perché alla fine hanno vinto i cortigiani, e piazza, se no si chiamava Piazza Reale, ma allora il re non c'era. Poi Piazza Santa Cristina non... sarebbe stato un omaggio troppo palese alla Madonna Cristina, e quindi diedero il nome dell'altra chiesa, perché è una piazza anche unica in Italia, con due chiese, che è abbastanza... Perché è santo. Perché Carlo, perché Carlo. Perché c'era la chiesa. Sì, ho capito, ma... C'era qualche re, qualcosa? Carlo. No, è San Carlo Borromeo. Ah, Carlo Borromeo. Che era venuto a Torino. Ah, non lo sapevo. Sì. Cioè, sapevo che era passato, San Carlo. Ovviamente. Però la Madonna fece costruire la chiesa col suo nome, con un grosso convento che non c'è più, ovviamente, di suore di clausura.
lì vicino alla chiesa, e negli ultimi anni andava lì a fare penitenza, si faceva frustare dalle suore, si faceva calpestare dalle suore, dalle mogne che erano lì. Poi con la rivoluzione francese, pensate un po', i soldati francesi trasformarono, cacciarono via tutte le suore, dite siete libere, andatevene, e lo trasformarono in un bordello. E la chiesa divenne una scuderia per i loro cavalli, e allora i carmelitani di Santa Teresa d'Avila, per timore che si scoperchiasse la tomba, come minacciavano i francesi, e si buttassero i resti di Madama Cristina nel Po, fine che avevano fatto tutti i re di Francia, le tombe di Saint-Denis erano state vuotate e le ossa erano state buttate nella Senna all'epoca della rivoluzione, allora di notte andarono lì, la portarono via e la seppellirono nella loro chiesa, dove è ancora adesso. Se entrate in Santa Teresa, a destra sul fondo c'è una lapide, una lastra sul pavimento con scritto Cristina di Francia. Grazie. È stato un personaggio importante, ha fatto anche una guerra contro i suoi cognati, i principi. C'erano i madamisti e i principisti, ci furono massacri in Torino, per esempio nella chiesa dei Cappuccini di là del Po, come si chiama, in quella chiesa ci fu un massacro di questa guerra in cui combattevano i seguaci di Madama con i seguaci dei suoi cognati, e non la vinse né l'uno né l'altro, alla fine si accorsero che voleva intervenire la Francia, allora fecero la pace e la figlia di Madama Cristina sposò lo zio che si scardinalò perché era cardinale per poterla sposare, che era uno dei capo dei principisti, e ci fu quella guerra civile, certo, e guerre ne abbiamo avute a Torino, quella del 76, ma quella perlomeno l'abbiamo vinta contro il Re Sole, alla fine i francesi dovettero andarsene. Per quello quando Napoleone riconquistò Torino, che fece prima cosa? Ordinò l'abbattimento delle mura e della cittadella, fece distruggere le mura perché ricordava che il Re Sole, un francese, era stato sconfitto dai piemontesi. E lui occupò Torino e la trasformò in Francia, mettendo l'obbligo della lingua francese e così via, e mettendo le leggi francesi. Quando da San Pietroburgo de Mestre tornò a Torino, entrò in Torino e cominciò a piangere perché c'erano le aquile francesi di marmo in tutti gli angoli di via Dora Grossa, e gli scrive a un amico e gli dice: mi sono messo a piangere, sapete dove è sepolto De Mestre? Nella chiesa dei Gesuiti, nella chiesa dei Santi Martiri, a sinistra c'è la tomba di Joseph De Mestre, grande rappresentante antirivoluzionario, era quello che faceva l'ambasciatore a San Pietroburgo, scrisse le soirée de Saint-Pétersbourg, che sono racconti molto belli della letteratura francese, ovviamente, perché era un savoiardo, però era devotissimo ai Savoia, e i Savoia non lo pagavano perché non avevano più una lira, stavano in Sardegna e facevano quasi la fame, allora l'ambasciatore ogni tanto gli mandava un po' di soldi al re perché non facesse la fame in Sardegna, invece di farsi pagare lui, che rappresentava la Sardegna in Russia, pagava lui Vittorio Emanuele I, che tornò a Torino dopo Waterloo nel
1814, e la sua statua si trova davanti alla Gran Madre, su quel piedestallo c'è lui, perché lì fu ricevuto dai maggiorenti della città che gli diedero le chiavi della città. E poi i cortigiani gli indicarono il ponte e gli dissero: quello è il ponte San Culotto, lo dobbiamo distruggere, il più bel ponte di Torino, al posto di uno che era mezzo in legno e mezzo in pietra e che rischiava di crollare ogni giorno. Napoleone, perché pare un bellissimo ponte davanti alla Gran Madre, e il re, che D'Azeglio, avendolo visto a 16 anni la sera del ritorno e non avendo la carrozza, suo padre gli prestò la sua carrozza, il padre di D'Azeglio, per girare per la città, e D'Azeglio dice: lui girò con quella sua faccia via, diciamolo, di babbeo, ma anche di galantuomo, viaggiò fino a mezzanotte per la città col codino che sventolava di qua e di là, perché aveva ancora il codino dei mobili del Settecento, e ebbe un lampo di genio, disse: ma come distruggo il ponte più robusto di Torino? L'aveva fatto un ingegnere francese, quindi non sapeva fare il ponte. Allora disse ai cortigiani, per dare loro soddisfazione: sapete, questo è il ponte San Culotto, e noi in segno di disprezzo lo calpestiamo. E avanzò a cavallo sul ponte. Perché? Secondo me, perché aveva una paura notevole per la moglie, che doveva andare a Villa della Regina molto spesso, che passava molto tempo. Se lui abbatteva quel ponte, la moglie doveva fare un lungo giro per andare a Villa della Regina, che era proprio là dietro. E quindi lui, che era un po' succubo della moglie, come siamo tutti in tanti. E comunque vide tutta quella parte della città che era campagna, non vide più le mura e disse: qui mi posso fare un po' di soldi, e fece costruire Borgo Nuovo, dove andarono, obbligò quasi i nobili ad andare a abitare in Via della Rocca, chiamandola Via dei Nobili. E nell'altra via, che era via Borgo Nuovo, la quale via Manzini, fece sì che i ricchi borghesi costruissero le loro case. Ci vuole molto più tempo. Spero di non avervi annoiati troppo. Spero di, se volete, lo rinvitiamo. Se lo lasciate parlare, mezzanotte siete qua. Ne ha di cose da raccontare. Scusate, però io ho girato per questa città per due anni ogni volta che facevo un piccolo, quindi girato a intervistare, a vedere tutte le lapidi. Ho anche scritto altri libri su Torino, per esempio La guida letteraria di Torino, che è Torino strade e pagine, che è stato pubblicato nel 10, anche quello, che ha 8 percorsi letterari nel centro di Torino. E adesso per il Salone esce un nuovo libro che si intitola Passeggiate letterarie torinesi, sono altri 8 percorsi. Grazie.